Ciao a tutti, buongiorno a tutti. Allora, perché questo episodio post vacanza? Ho fatto il video sulle riprese che ho fatto, anzi ne ho fatti due, l'ho diviso in due parti. Ho fatto anche quello della galleria fotografica, lo slideshow, chiamiamolo come vogliamo, e questo che c'entra? Beh, c'entra per un motivo, perché voglio farvi vedere con che materiali sono riuscito a realizzare un video, penso, decente. Vedete questa cosa che ho qua staccata alla testa? Questa è una bellissima videocamera. Vedete? Si indossa. Qua l'obiettivo, qua i comandi se scattare foto o riparare una ripresa. Ed è questa la responsabile del pessimo video delle vacanze del luglio 2023. Ma ci risulterà utile questa volta, perché? Per un semplice motivo, perché voglio farvi vedere da vicino l'attrezzatura che ho usato questa volta qua. Sì, potete vederla direttamente con questa telecamera, però da vicino, che è il suo scopo, poi ho scoperto, è meglio. Sì, perché io avevo la stupida idea che la messa a fuoco fosse all'infinito, come tutte le videocamere, giusto? E anche altre uguali a questa. Purtroppo non era così. Perché mi sono accorto che la messa a fuoco era come di qua a 1,5 m, 2 m. Va benissimo per riprendere oggetti su un tavolo, per ricette, per altre cose simili. Ma peraltro, l'avete visto, e l'audio poi era veramente incomprensibile a volte. Questa volta qua, però l'esperienza insegna. Io ho fatto di tutto per sostituire i mezzi con altri. Sempre con la mia teoria, non spendere molto. No, non perché sono genovese, perché non ha senso. Poi anche ricordatevi che questo canale non ha pubblicità, né all'inizio, né alla fine, né in mezzo, non ha sponsor. E quindi tutto quello che vedete è completamente gratis. Non vi ho mai chiesto e mai vi chiederò soldi, non vi dirò mai di abbonatevi, ma siamo matti. Abbonatevi per cosa? No, 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 no. Quindi qualsiasi cosa che vedete nei miei video, me la pago io. È un divertimento, un hobby, è divulgazione scientifica. E quindi i mezzi che uso sono ovviamente limitati, anche se poi vi parlerò dei prezzi. Anzi, ve li metterò qua in sovraimpressione. Comunque, indossiamo questa telecamera nuovamente. Sembra quasi un Borg, della comunità Borg. Vabbè, chi non è appassionato di Star Trek non mi capirà. Allora, avete notato le riprese che ho fatto, ad esempio, in spiaggia, belle stabili, anche se camminavo. Vi assicuro che non ho la camminata bella, perfetta, ammortizzata, no, una camminata normale. Quindi avevo la mano così ferma, riuscivo a ammortizzare tutto? No, il tutto è stato grazie, prima di tutto alla telecamera, ma poi a questo attrezzo qua. Lo vedete che bello? Si chiama, non so se è gimbal o gimbal. E questo qua, unito alla mia telecamerina, ha fatto il gioco. Prima di tutto, la telecamera, comunque di questo ne parliamo dopo. La telecamera favolosa è questa. La vedete? Piccola! Uno dice, ma quella cosettina lì fa anche le riprese? E come se le fa? E le fa anche bene. Vedete? Volendo, la testa si può girare. Questo magari per fare delle riprese davanti a noi e avere il display che lo riusciamo a leggerlo, oppure proprio verso di noi. Guardatela da vicino com'è bella. Anzi, mi ricordo qua adesso che è ancora una pellicola protettiva che non vi ho tolto. Pensate voi. Comunque niente, mi è costata. Lo metto qua o lo metto qua? Ah, lo metto qua. Pensate un po', questa, ma non guardatela nel senso, ma una piccola telecamera, no, la qualità la potete notare, guardate la qualità, guardatela, sempre, sempre di qua la vedete la qualità, guardatela un attimino, non è male. Unita a questo, ha fatto la differenza. Unita come? Vi faccio vedere. Allora, prendiamo questo gimbal o gimbal. Ecco, ho comprato tempo fa questo attrezzo, è un adattatore, poi l'ho rivestito col velcro, in modo da poter poi collegarci la telecamera. Vedete che ha il velcro? Ecco, favolosa.
Questo era praticamente per un'action cam, quella che ho utilizzato tempo fa, piccolina, economica, comunque dava risultati discreti. Cosa faccio io? Allora, prima di tutto devo mettere nella posizione giusta, il che non è matematico. Inserisco, come se fosse, perché questo nasce per macchine fotografiche, eh? Inserisco questo adattatore fino in fondo, poi appiccico col velcro la telecamera, e a quel punto no, a quel punto viene lì il bello, voilà, vedete, guardate un po', guardate come ammortizza gli spostamenti. Non solo, se metto poi, mi sembra, questa funzione, ecco, mettiamo appunto che giro la telecamera in modo che i comandi c'è alla mia disposizione, li metto di qua e metto questa modalità. Questa modalità vuol dire riprendi quella cosa lì, quindi se io mi giro da un'altra parte, vedete, la telecamera riprende sempre lì. Se io mi abbasso, telecamera è lì. Se mi giro, telecamera è lì. Se voglio comandarla, posso comandarla con i comandi qua che ci sono sul gimbal. È veramente bellissimo. Metto l'altro modo e questo magari se lo faccio così segue dolcemente. Mi rimetto qua, beh, questo ha fatto la differenza per le riprese in esterna. Guardate di nuovo come la ripresa dalla spiaggia, è tutto grazie a quello, perché camminando uno può anche fare così tutto un camminare. Io lo tenevo un po' inclinato in questa maniera in modo che se prendevo una buca la ripresa rimaneva stabile, vedete? Non è stato l'unico gimbal che ho utilizzato, perché nelle riprese iniziali, quelle ad esempio un po' terribili, lo ammetto, alla Malpensa, quando sono arrivato e avevo incastrato la telecamera nel carrello, ad esempio ho utilizzato questo più piccolino. Vediamo che non sia in lock, che sia bloccato. Oh, sono veramente cieco. Questo qua piccolino, alzato così, ecco qua, si apre. Intanto vedete alcune riprese fatte da questa telecamera che ve lo mostrano più da vicino. Com'è. Vedete, si può anche alzare, si può inclinare e soprattutto ci si può mettere questa. Ma come? Direttamente? E come? No. Vedete, è troppo largo. Cosa ho fatto? Grazie al cielo, no, grazie a me stesso a dire il vero, ho una stampante in 3D che mi ha permesso di costruire un adattatore. Non vi dico quante prove ho fatto, quanti disegni ho fatto così, però mi ha permesso di realizzare questo attrezzino qua. Lo so, il colore è un po' shocking, però vedete? Notare anche col buco sotto per poter poi avvitare. Cosa ho fatto? Ho preso la telecamera, l'ho infilata qua dentro, dopodiché l'ho messa in questo coso qua. Poi ho acceso il gimbal, ecco, ed eccolo qua, vedete? Fa lo stesso effetto, non è uguale, non è lo stesso effetto, perché questo lo fa su due assi, quello profondità, vedete, viene giù, però già qualche stabilizzazione, se così si può dire, me l'ha fatta. Anche questo l'ho pagato veramente poco. Ma non solo, anche la possibilità di essere usato con, tirando, vedete, su di qua, con questo telecomando, che se noi qua mettiamo un cellulare mi permette di scattare le foto. I miei potenti mezzi, eccoli qua, quindi avete visto la mia telecamera, i miei due gimbal, le riprese in macchina, l'avete viste? Sembrano anche abbastanza decenti. Beh, io vi assicuro che erano un po' tremolanti,
un pochino tanto. E questo è un pochettino per la strada sconnessa, un pochettino perché io le avevo messe, anche perché io le avevo assicurate al parabrezza, l'avevo assicurata anche perché io ho utilizzato un cellulare normalissimo, anzi un altro che ancora più normale. E come ho fatto a fissarlo? Con questo. Vedete? Semplicissimamente io lo bloccavo con questo. E questo poi dopo, che la telecamera ovviamente era questa posteriore, e questo lo bloccavo allo specchietto retrovisore, quindi era così. La distanza, però, vedete, è parecchia. Già lo specchietto retrovisore ballava leggermente di suo. Mettendoci un peso, vedete poi che è anche un pochettino storto, apposta per quello, per essere un pochettino verso di me, un pochettino più centrato. Poi con questa staffa un po' più lunga e il peso del cellulare, vi faccio vedere più semplicemente come sarebbero state le riprese in macchina. Normalmente, guardate, sarebbero state così. Ora, notate che anche in cima ci sono le indicazioni di dovere, delle coordinate, della velocità, perché lo utilizzavo come dash cam. Da quelle parti è meglio, se si guida una macchina, avere un qualcosa che registri eventuali incidenti. Prima o poi farò poi un servizio su come si guida in Repubblica Dominicana. Bisogna imparare a guidare come loro, se no si è morti, fottuti. E poi bisogna dimenticarsene immediatamente una volta che si torna in Italia, altrimenti multe che fioccano. Comunque, l'ho utilizzato appunto come dash cam, solo che vedete, rimane ferma, fissa la scritta, le diciture, ma tutto il resto era veramente tremendo. E non potevo inserire nei miei video una ripresa simile. Avete notato invece com'era la ripresa? Confrontiamo un attimino le due riprese, però allora io per metterle nel video ho eliminato la dicitura, diciamo, del GPS e tutto, perché per il nostro scopo non serviva a niente. È vero, però fino a un certo punto, più che tutto per mascherare il fatto che avevo stabilizzato l'immagine tramite una caratteristica del mio software per video editing, cioè DaVinci Video Resolve. Ripeto, programma totalmente gratuito, favoloso. Non è una aggiunta a pagamento, assolutamente fa parte della versione base. E se io cerco di stabilizzare un'immagine così, me la stabilizza così. Vedete che bello? È la scritta che balla. Invece qua balla tutto il resto, la scritta rimane ferma perché la telecamera si muoveva, però la dicitura era quella data appunto direttamente dal cellulare in automatico. Quindi, togliendo queste diciture, o meglio, ingrandendo leggermente l'immagine, il risultato da così diventava così. Molto meglio, vero? Non è perfetto, ok, però direi che molto più decente, è presentabile. Ve li siete visti i video? Ve li siete gustati? Ecco. Non solo, volevo anche ricordarvi che con l'utilizzo di questa ho fatto la ripresa al megacentro, camminando, anzi addirittura facendo l'effetto volo, eccetera, anche quella fatta al Malecombi Andres, permette di simulare un drone. Ho parlato di drone? Ho parlato di drone. Ed ecco qua. Ho utilizzato un drone, o meglio, ho tentato di utilizzare un drone per fare alcune riprese aeree. Io volevo riprendere tutto il campo e tutto il residenziale, dove ero io, il sogno caribegno, per far vedere da una parte la zona relax con la piscina, il bar, eccetera, e dall'altra parte invece l'ingresso con la security. Purtroppo va già di lusso che sono riuscito a farlo funzionare questo drone, perché vi dico, mi viene il panico quando lo faccio sollevare e poi invece di starsene fermo lì, comincia a spostarsi da una parte. Lo dico, oh, lo perdo, dove vai? Dove vai? Lì c'era abbastanza spazio, quindi diciamo che, beh, ma avrebbe trovato dei problemi se andava a finire in mezzo ai rovi, quello sì. Però diciamo che era fattibile, infatti ho provato a farlo lì. E
sto cominciando a prendere un pochettino la mano e vi preannuncio che mi sta per arrivare un drone dotato di GPS, quindi molto stabile, che addirittura, ve lo dico in un orecchio, arriva fino a 1200 metri. Posso pilotarlo e vederlo col cellulare, tramite le due videocamere, fino a 1,2 km. Ed è favoloso. Non penso che lo manderò fino a 1,2 km, però se tornassi nella residenziale potrei fare addirittura tutta la ripresa aerea dei bordi e oltre, farlo arrivare anche lì da Boca Chica, per esempio. Diciamo comunque che questo sono riuscito un pochettino a farlo volare. È solo che mia inesperienza, lo ribadisco, è imbranataggine. Beh, io pensavo di essere riuscito a riprendere almeno la piscina, ma no, perché l'ho alzato, l'ho portato a un'altitudine, e saranno stati 15 metri, ma nemmeno, e purtroppo non superava le case, quindi dovevo portarlo su almeno altri 10-15 metri. E poi perché non l'ho fatto? Dice, ma non lo vedevi dal cellulare le riprese? No, perché c'era un suolo micidiale, quindi col cellulare non vedevo niente. Chi lo sa, magari un domani anche con un nuovo drone magari mi vedrò se è possibile utilizzare sì il cellulare, ma magari anche quei visori, quelli tipo occhiali, mi sarebbe veramente spaziale. Ho parlato di drone, dov'è sto drone? Eccolo qua, anche questo low cost, soluzione mai dire byte, a basso costo, e vi posso dire che non è male, tra tutti quelli che ho provato è abbastanza stabile. Se vengono male le riprese è colpa mia. Allora, vediamo un pochettino di aprirlo e di farlo vedere com'è. Prima di tutto, devi andare delicatamente, sennò se si rompe qualcosa poi mi vedrete piangere e non è bello. Allora, questo qua è il telecomando. Dopodiché, riprendiamo il nostro cellulare. Mettiamolo nella staffa. Ed ecco qua, vedete che bello? Praticamente lo posso pilotare guardando tutto tramite il cellulare. Ma dov'è sto drone? Eccolo qua, piccino lui. Un attimo, ve lo faccio vedere un po', però nella sua forma migliore. Semplicemente bisogna aprire e voilà, non è male, eh? Questa cosa qua sulla sommità penso che sia il rilevatore di ostacoli, perché potevo attivare la funzione che evitasse di andare a sbattere, e questa è stata una delle caratteristiche che mi hanno fatto affezionare a questo drone. Cioè bisogna ricordarsi di inserirla, comunque sembra che funzioni. E questa specie di torretta la vedremo anche sul prossimo drone, su quello che mi deve arrivare. Perché anche quello rileva gli ostacoli ed evita che il drone ci si appiccichi sopra. Ah, questa telecamera 4K, sarà veramente 4K? Chi lo sa. E un'altra telecamerina qua in basso, che invece era 720 pixel, un po' piccolina in effetti. La differenza? Allora, guardate un pochettino com'è in 4K, la definizione non è male. Guardate invece con la telecamerina, quella che riprende di sotto, quella 720 pixel, com'è. C'è una differenza come dal giorno alla notte. Però io sicuramente, questo drone, anche si accende anche, guardate che bello. Io questo drone non lo venderò assolutamente. Cosa ci sono di altre cose da farvi vedere, che altri oggetti che ho usato per le mie riprese? Niente, ci sarebbe questo. È un orologio che si mette sul comodino, che è dentro una telecamera spia. Non è per riprendere le cose zozze, no, assolutamente. È per metterlo in camera da letto quando si esce, usarlo come telecamera di sicurezza, in modo che se c'è un qualche allarme mi compariva subito sul cellulare, perché collegato al wifi, e mi allarmavo. Più che tutto poi rimanevano registrate qua dentro le immagini. Non si sa mai. Il problema quando si va in vacanza è anche di partire con determinati oggetti, determinati soldi, e ritornare con gli stessi oggetti e
magari meno soldi perché si sono spesi, ma non perché ce l'hanno rubato. Che vi posso dire? Per la parte relativa alle mie attrezzature, direi che è finita. Vi posso solamente far notare questo microfonino qua, dov'è? Ecco, che è collegato a questo registratore MP3 di voce e al ricevitore, ovviamente, del microfono, mi permette, penso, più che tutto spero, che l'audio di questo video sia decente. Vi parlerò poi di un'altra cosa, ma non oggi. Avete apprezzato lo sfondo? Altra mini spesa. Ok, ne parleremo. Per il momento vi saluto. Riprendiamo fra pochi minuti, anzi, magari fra un battito di ciglia, chi lo sa. Rieccomi qua, non è passato niente, nemmeno un minuto, no? Qualche secondo. Allora, dunque, di cosa volevo parlarvi? Dei pregiudizi. Scusate l'ambientazione, ma non ho voluto stupirvi con effetti speciali. Sono semplicemente quattro parole che però sulle quali secondo me bisogna riflettere un pochettino. Questo perché ho sentito dire tante volte, e ve l'assicuro, troppe volte, che Repubblica Dominicana, stai attento, è pericoloso, sono tutti delinquenti. Ma chi le dice ste cavolate? Sono tutti delinquenti, stai attento, mi raccomando. Un amico di uno che conosco gli ha detto che... gente, mettiamoci veramente in testa solamente una cosa. La Repubblica Dominicana è una nazione civile, non è il terzo mondo. State tranquilli, certamente c'è povertà e ce n'è anche parecchia. Però è gente orgogliosa, gente fiera. E che, a meno che, chiaro, non beccate il delinquentello, ma quello lo trovate da tutte le parti, anche uscendo di casa, per quello state tranquilli. È gente che non vi rompe le scatole se voi non le rompete a loro. La prima cosa da mettere nel vostro bagaglio da viaggio quando vi recate in Repubblica Dominicana è semplicemente una bella, enorme dose di rispetto. Non andate lì per esibirvi, per mostrarvi, guarda che bel cellulare che ho e tu sei un poveraccio, non te lo potrei mai permettere. Guarda la collana d'oro, guarda tutti gli anelli, sai quanto dovresti lavorare, quante vite dovresti lavorare per permetterteli. Se voi partite con questo tipo di mentalità, statene a casa, ve lo consiglio fermamente. Già questo sarebbe un problema se ve lo facessero a voi in Italia. Figuriamoci in un paese dove magari è più facile trovare persone che non sono molto abbienti. A quel punto lì è proprio cercarsi le rogne, dai. Come buttarsi in mezzo all'oceano cosparso di sangue e nuotare, ma tanto gli squali non mi fanno niente, sono super. No, per l'amor di Dio. Rispettate la gente e verrete rispettati. Io da quanto è che vado in Repubblica Dominicana? Ok, la prima volta sono stato da quelle parti nel 1998. Era il 99, non mi ricordo. Vita di villaggio. Lì m'ero trovato paura io per ignoranza. E vi faccio brevemente un resoconto. Una sera io e due ragazze di Roma, che eravamo al villaggio, e abbiamo detto andiamo alla Romana, che era la cittadina vicina, no? Era un villaggio di pescatori, non c'era niente. Siamo usciti dal villaggio, c'erano i taxi, abbiamo preso un taxista, ci porti alla Romana. Volevamo andare, che ne so, in un bar a bere qualcosa. Lì ci ha preso un terrore, una paura quando siamo arrivati, perché erano tutte case in lamiera, povere. Non bisogna aver paura della povertà, ma rendiamoci conto di questo, a prendere rispetto. Comunque, povere, i bar erano veramente... non so come definirli, noi non ci siamo abituati a quel tipo di bar. Sembravano proprio di vedere la pubblicità quella nei peggiori bar di Caracas. Veramente. Poi noi da ignoranti erano tutti di colore, non c'era nessuno che era mulatto bianco, e il nero fa paura nella nostra ignoranza. Ho detto ragazze, appena scendiamo qua a me mi ammazzano subito, a voi prima vi stuprano e poi vi ammazzano anche voi. Il taxista, perché conosceva, capiva, perché sarà già capitato quel tipo di storia a lui 40.000 volte, ci ha fatto fare il giro completo e ci ha riportato poi dal villaggio. E noi eravamo contenti, grazie, grazie.
Io sono sicuro che già anche all'epoca non ci sarebbe successo niente. Poi sono tornato, come ben sapete, nel 2010. E ho continuato ad andarci. Mi credete se vi dico che nessuno ha mai cercato di rapinarmi? Mai! E io sono stato nella capitale, a Santo Domingo, da solo, anche in zone non bellissime. Mi ricordo che una volta avevo accompagnato una ragazza e di notte, cosa c'è? La mancanza di luce aumenta l'ignoranza e si pensa che dietro ogni angolo c'è il pericolo. Comunque avevo accompagnato una ragazza a casa sua, il GPS, il navigatore, o meglio, insomma, dava in balle e cosa faccio, cosa non faccio? Semplicemente ho fermato la macchina vicino a un bar, era un crocevia, un piccolo, perché la strada è stretta, tutte le stradine piccoline, e ho chiesto a una persona, mi scusi, per andare su una strada grossa, dove devo andare? E non solo uno, ma tre persone si sono andate da fare per spiegarmi che dovevo andare di qua, di là, di su, di giù, eppure ero un bianco, un gringo, da solo, con una macchina noleggiata, e sarei stata una facilissima preda, eppure non è successo niente. Ma non perché sono grande e grosso, assolutamente. Non perché ho una fortuna sfacciata. Semplicemente perché è così, perché i dominicani sono brave persone. Mettetevelo nella capoccia. Ultimamente, nell'ultima vacanza, ho accompagnato un'amica non molto distante da Boca Chica, anzi forse faceva ancora parte di Boca Chica. Praticamente in un barrio, cioè in un quartiere, illuminazione scarsa, ma lì la colpa non è degli abitanti, la colpa semmai è del governo, delle istituzioni. Arriviamo a queste strade così e a un certo punto, tipo due bar, uno di fronte all'altro, addirittura tre. Musica a palla! Dominicani che bevevano, ridevano, scherzavano. Gente, quello era il posto forse più sicuro del mondo. Gente che si diverte. Chiaro, non c'è, se capita un ubriaco, l'ubriaco vi capita anche qua, senza andare nei vicoli, ma vi capita anche qua l'ubriaco, quindi a qualsiasi ora vi può capitare. Lo stesso, non molto distante da quel punto lì, c'era appunto Andrés, la zona più popolare, popolosa, di Boca Chica. Una sera ci sono passato in un specie di, come posso definirlo, no, crocevia, un incrocio. Era pieno di persone con gli stereo a palla, delle macchine, poi dei bar che erano davanti, che mangiavano, bevevano, ridevano, si divertivano come dei pazzi. Lì non era, oh mio Dio, se esco fuori questi mi ammazzano. L'idea era, oh, se esco fuori magari mi diverto anch'io. Quindi basta con questi pregiudizi. Toglietevi dalla testa di essere chissà chi, che gli altri sono delle cosette, no? Tipo, come tipo il Marchese del Grillo. Io sono io, voi non siete un ca. No, assolutamente levatevelo dalla testa. Aver rispetto per la condizione altrui e state tranquilli che non vi capitare niente di niente. La Repubblica Dominicana non è il terzo mondo. Guardate un pochettino il loro PIL, com'è che sta crescendo di anno in anno. Date un'occhiata anche ai prezzi delle case. Per dirvene una, 14 anni fa, con 15.000 euro, uno si comprava un pezzo di terreno, ma in vicino appunto posti tipo Boca Chica, ci faceva costruire una villetta con la piscina e tutto. Adesso si parla di una cosa simile, non con 15.000 euro, ma si parla di cose tipo di 100.000 euro, 90.000 euro. E quello è il terzo mondo, ma viviamo noi nel terzo mondo, che abbiamo i prezzi degli immobili che stanno crollando, il nostro PIL che fa pena e tutto, e poi pensiamo che andando in vacanza in posti tipo la Repubblica Dominicana, loro stanno peggio di noi. Noi vorremmo trovare posti dove stanno peggio di noi, e ce ne sono, per l'amor di Dio, perché siamo anche fortunati qua in Italia, che non siamo a livello appunto del terzo mondo, però sappiamo identificare i posti. Certamente ci sono posti magari più pericolosi, perché più soggetti a povertà, e se un turista ci va lì con una bella reflex, macchina fotografica pazzesca, cellulare, che ne so, un iPhone come piace a mia figlia, di ultima generazione, e magari è più possibile che venga rapinato, ma lì andarsene a cercare. Quindi ricordatevi, basta con i pregiudizi, imparate a giudicare non per di voci di terza mano,
ma l'amico di uno gli hanno detto, gli hanno assicurato, un mio amico mi ha detto che lui è stato, poi invece ha sentito un altro, eccetera. Denigratori di una certa nazione troverete ovunque, e anche sulla Repubblica Dominicana, sebbene per me sia uno dei posti più belli che ci siano sul pianeta. Io sono italiano e fiero di essere italiano, però mi piace sentirmi anche un pochettino dominicano. Al prossimo video, ciao a tutti.